Tomasz Tomaszewski, właśnie przed chwilą skończył się finał turnieju Warsaw Sports Group Open. Martina Trevisan, Włoszka, pokonała Ukrainkę Olgę Janczuk w dwóch setach. No a ze mną jest legenda włoskiego tenisa Tatiana Garbin, kapitan włoskiej reprezentacji Fed Cupu, która była wiele razy w Warszawie. Tu sei stata anche qui a Legia di Varsavia e mi ricordo di una partita con Sharapova qui a Varsavia. 2009, no? Sì, nel 2009 ho giocato con la Sharapova, mi ricordo che ero un passo dalla sconfitta nel secondo set, però sono riuscita a portarla al terzo set e poi purtroppo lì ho perso, ma ho giocato una buona partita, mi ricordo. Era il primo turno? Sì, era il primo turno, era il suo ritorno dopo un po' di mesi dove era stata ferma per un problema alla spalla. To był rok 2009, Sharapova wróciła po długiej przerwie i operacji barku w Warszawie. My znamy tą historię, bo w tle był konflikt tutaj na Legii pomiędzy panami Mradwańskim i Makarczykiem i jeszcze tylko rok trwał ten turniej, który się wtedy nazywał Polsat Open. I Tatiana odegrała rolę, bo w pierwszej rundzie stoczyła epicki mecz, ja pamiętam, na centralnym z Sharapową, trzy sety. W drugim secie obroniła dwa meczbole i doprowadziła do trzeciego seta, ale Sharapova wygrała ten set. Tatiana, tu hai rimpiazzato Corrado Barazzutti, un personaggio di tennis italiano che io mi ricordo quando lui è venuto qui su questo campo e ha fatto una partita fantastica, 5 set contro Fibak, 1978. Un po' di anni fa. E poi Adriano Panatta è venuto, l'Italia ha vinto questa partita. Allora questo ruolo, nuovo ruolo per te, di capitano di squadra di Italia, cos'è per te? Io traduco, powiedziałem, że zastąpiła Corrado Barazzuttiego jako kapitan drużyny włoskiej. Przypomniałem mi, że Corrado Barazzutti, ten włoski tenisista, razem z Adriano Panattą przyjechał do Warszawy w 1978 roku. Wspaniały mecz Polska-Włochy na Legii. Są zdjęcia z moim ojcem, wygrały wtedy Włochy. Spytałem się jej, podprowadzając to pytanie, czym jest dla niej powierzenie jej tej roli kapitana włoskiej drużyny. Beh, succedere a un capitano così forte che ha vinto così tanto non è facile, è un ruolo molto difficile, ma io ho sempre detto che è una grande sfida. Riportare poi l'Italia a rivincere di nuovo una Fed Cup. Questo è il mio sogno e spero un giorno di realizzarlo. Marzy o tym, żeby raz jeszcze Italia wygrała Puchar Federacji. Powiedziała, że objąć stanowisko kapitana drużyny włoskiej po Corrado Barazzuttim to wielki zaszczyt, że on jest legendą tenisa włoskiego, no i że ma pewne cele. Allora, nella squadra Italia lo so che c'è un conflitto con Camilla Giorgi, perché io mi interesso, seguo il tennis italiano. Tu pensi di poter invitare a giocare per Italia? Spytałem się o Camilla Giorgi, tam jest konflikt z włoską drużyną, Camilla Giorgi nie gra, spytałem się, czy Tatiana wyciągnie rękę do Camilli Giorgi. Io lo spero perché la Giorgi è una risorsa molto importante per la nostra squadra, che è una squadra comunque molto molto giovane, perché in questa nell'ultima... Chi c'è adesso? Beh, ha giocato la Trevisan, per esempio, ha giocato l'Errani, la Paolini è un'altra giocatrice emergente che sta giocando molto bene e per il doppio ha giocato anche Camilla Rosatello, però insomma è una squadra effettivamente molto giovane che sta crescendo, quindi per me il mio ruolo è quello insomma di portarle al più presto a giocare nei campi più importanti degli Slam. Ok, allora nuova drużyna włoska, nuova krew. Trevisan jest częścią tej Trevisan e poi chi c'è? L'Errani ha giocato. Errani e poi Sara la Paolini. Paolini e la Camilla Rosatella. E Camilla Rosatella, więc nowe dziewczyny. Tatiana ma je zainspirować do wielkich rzeczy. La Penetta e Francesca Schiavone, due stelle di tennis italiano.
Era una carriera incredibile di Penetta, quello che è successo a New York 2 anni fa. Przypominam, co się wydarzyło w Nowym Jorku w finale. La Penetta wygrała z... Vinci. Con Vinci, con Roberta Vinci, due ragazze italiane, due del sud. Eh? Sì, nella stessa regione. La Puglia? Americano. Sì, esatto. La Puglia. Dwie dziewczyny z Apulii spotkały się w finale, eliminując po drodze legendy Serena Williams. In semifinale chi era? Serena Williams e la Halep. Halep. To było niezwykłe. Penetta teraz mieszka w Barcelonie z Fabio Foninim, ma dziecko. Czy masz kontakt? Czy brakuje jej tenis? Li manca tennis alla Penetta, perché è sposata, vive a Barcellona con Fabio Fognini? Beh, abbiamo visto poco tempo fa le foto su Instagram, lei è molto social, è molto felice della sua vita adesso, è una ragazza che ha raggiunto il massimo nel suo sport e nella sua professione, adesso ce la sta mettendo tutta con la sua vita privata, che è altrettanto importante. Jest bardzo szczęśliwa, urodziło się dziecko, synek, mieszka sobie w Barcelonie, też piękne miasto, no i na razie nie myśli już raczej do tenisa, na pewno nie wróci. Allora sta arrivando Wimbledon, adesso tu sicuramente farai un salto a Wimbledon come capitano, ci wybierasz in Wimbledon? Esatto, io domani già andrò a Wimbledon, Martina abbiamo visto che è 2 fuori, quindi probabilmente entrerà, è la sua prima esperienza in uno slam, è un traguardo molto importante e sono felice, insomma, che abbia raggiunto così intanto in così pochi mesi alla fine. Jutro wybiera się do Wimbledonu razem z Martiną Trevisan, która ma wielkie szanse zagrać w kwalifikacjach w Roehampton. Tu hai giocato a Roehampton, tu non ti piace l'erba, sì, Tatiana? Sì, no, guarda, mi piace allenare gli altri a giocare sull'erba perché so esattamente come bisogna giocare, però un po' più, facevo in realtà un po' più di fatica a giocare. Nie lubi grać na trawie, ale jako trener ona mówi, że wie, co trzeba zrobić, żeby dobrze grać na trawie i to wyzwanie bardzo jej odpowiada. Allora adesso per te Wimbledon, Ostapienko ha vinto a Parigi, tu pensi che lei può ripetere un successo a Londra? Beh, molto difficile, una ragazza molto giovane che ha fatto un risultato davvero eccezionale, quindi ripeterlo mi sembra difficile, ma visto questa Ostapenko che è entrata in campo senza nulla da perdere, con un'aggressività e una motivazione davvero molto grande, quindi non si sa mai. Spytałem się o Elenę Ostapienko, o to, że zwyciężyła w Paryżu, czy ma szansę wygrać w Londynie. Tatiana mówi, że to by było bardzo trudne, prawie niemożliwe, że jest to dziewczyna, która ma olbrzymi potencjał, ale nie wydaje jej się, żeby mogła wygrać w Londynie. Allora, chi può vincere fra le donne? Per te, chi è favorita? Perché non c'è favorita, adesso è molto aperto il tennis femminile. Otwarty tenis kobiecy w tej chwili jest. Sì, guarda, a me piace molto la Halep, però è difficile per lei adesso raggiungere un traguardo così importante come la vittoria di uno slam. Per lei è una cosa importantissima e si vede che si sta preparando per farlo. Adesso ci vuole un po' più di consapevolezza nei suoi mezzi. Simona Halep, ona jest jej faworytka, bardzo jej się podoba jej tenis i ona wierzy w Halep, finalistka w Paryżu, że ona może sprawić na pewno niespodziankę w Londynie. A teraz chciałem zapytać się o Legię, tą dawną Legię mojego ojca, bo tutaj były wspaniałe mecze w Pucharze Davisa, Polska-Włochy. Ja znam to z opowiadań. Io volevo parlarti alla fine della nostra conversazione, che mi piace molto, grazie, perché sei una persona per me molto importante del tennis italiano. Che lo sai che su questo campo c'era una partita importante negli anni 50, che io sono matto di tennis e sto leggendo i libri di tennis. E Nicola Pietrangeli, Olivier Sirola sono venuti in Italia, Italia-Polonia in Coppa Davis.
e un polacco, Andrzej Licis, ha vinto contro Nicola Pietrangeli. Qui su questo campo era un successo più grande della sua carriera. Vive ancora, ma è molto vecchio. Lo sapevi questo? No, non lo sapevo. Pietrangeli dice sempre le partite che ha vinto e si dimentica ogni tanto quelle che ha perso. Ne ha perso talmente poche, probabilmente. Odpowiedziała zabawnie, z humorem, że Pietrangeli wygrał tyle meczów, że zapomniał te mecze, które przegrał. Oczywiście nie wiedziała o tym, że Andrzej Licis na korcie Legii w 1958 roku pokonał legendę Nicolę Pietrangeli. Allora, tu sei di Mestre, di Veneto, sei ragazza del nord d'Italia. Come ti senti qui a Varsavia? Qual è il tuo sentimento con la gente? Come? Guarda, il mio primo maestro, ti dico una cosa storica, il mio primo maestro era polacco, quindi... Pierwszy trener był Polakiem. Era... Come si chiamava? Tadeusz Piotrowski. Aha. Sì. Dove? Quindi, a Mestre? A Mestre. Lui è Io lo conosco. Sì. Tadeusz Piotrowski. Lui mi ha invitato in questo club, non sono mai venuto. Sì. Tadeusz Piotrowski. Tu eri piccola? Sì, molto piccola, e mi ha insegnato lui a giocare a tennis, quindi io devo ringraziare la Polonia anche perché ho raggiunto i risultati che ho ottenuto anche un pochino grazie a lui. Pierwszym trenerem Tatiany, kiedy była dziewczynką, małą dziewczynką, był Polak Tadeusz Piotrowski. Ja miałem zaszczyt go poznać w Mestre, miejsce niedaleko Wenecji, i miałem go odwiedzić, i w końcu, mieszkając w Rzymie, to się nie udało. Allora, io sono molto contento che sei venuta ancora qui. Sono molto contento che abbiamo una vincitrice italiana, una bella ragazza, giovane, che speriamo che farà una grande carriera adesso. Certo. E spero di rivederti in Polonia presto. Certamente, grazie a tutti. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo. Powiedziała, że wróci do Warszawy, być może już niedługo, i że czuje się tutaj znakomicie. Dziękujemy bardzo. Z kortów Legii, Tomasz Tomaszewski i Tatiana Garbik.